Ciao e benvenuti sul canale. La sera del 10 settembre del 1954, verso le 22.30 a Quarouble, in Francia, il ferroviere Marius De Wilde, mentre era seduto e intento a leggere un libro, fu attratto da forti rumori provenienti dalla vicina linea ferroviaria. Abitava con la moglie e il figlio nei pressi di un passaggio a livello della ferrovia Huyets National, vicino al confine con il Belgio. Ai forti rumori si unì l'abbaiare frenetico del suo cane che si trovava fuori casa. L'uomo pensò subito che dei ladri stessero tentando di rubare le sue galline che si trovavano nel pollaio vicino alla casa. Senza perdere tempo, afferrò la torcia elettrica e uscì a controllare. Appena fuori si rese conto che c'era qualcosa sui binari, qualcosa che rimaneva nascosto nell'oscurità. Il cane sembrava molto spaventato e non smetteva di abbaiare. Marius si avvicinò ai binari con l'aiuto della torcia elettrica, scorse due piccole creature alte circa un metro che indossavano tute simili a quelle da sub. Avevano la testa coperta da casca e si muovevano goffamente. Sembravano delle scatolette con i piedi, affermò successivamente Marius. Per nulla intimorito, anche se è difficile da credere, Marius si precipitò verso le creature con l'intenzione di catturarne almeno una da esibire come prova dello straordinario incontro. A meno di 2 metri da uno dei due esseri, un oggetto discoidale che fino a quel momento era rimasto nascosto tra le tenebre proiettò un raggio di luce su Marius, che rimase paralizzato. Dopo alcuni interminabili momenti, le strane creature entrarono all'interno dell'UFO che poco dopo decollò silenziosamente. L'invisibile forza che imprigionava Marius sparì. Tornato di corsa a casa, avvertì la moglie dell'incontro ravvicinato e successivamente si recò alla stazione di polizia di Onning, distante circa 2 chilometri, per denunciare l'accaduto. Qualche ora dopo gli agenti erano nella zona dell'avvistamento per effettuare un sopralluogo. Con loro grande sorpresa scoprirono un grande avvallamento di circa 6 metri che copriva interamente i binari nel punto esatto indicato da Marius. Era evidente che l'oggetto atterrato con il suo peso aveva provocato danni fisici al terreno. Col favore del giorno furono scoperti altri dettagli che confermarono la storia raccontata da Marius. Le rocce sotto i binari, in corrispondenza della depressione, erano tutte annerite come da una forte fonte di calore. Inoltre furono trovati piccoli fori simmetrici sul terreno di circa 4 cm quadrati ciascuno, divisi in 3 tracce. Si calcolò che qualunque cosa avesse causato quei fori doveva essere pesante almeno 30 tonnellate. Nei giorni successivi altre persone raccontarono di aver visto uno strano oggetto volante nello stesso momento in cui Marius incontrò le strane creature. Marius accusò problemi respiratori e forti sensazioni di ansia. Inoltre, in una fattoria vicina furono trovate i cadaveri di 3 mucche che, dall'esame delle autopsie, risultarono completamente prive di sangue e non fu possibile capire cosa le avesse uccise. Anche il cane di Marius rimase vittima di una forza sconosciuta che lo uccise. Chi erano le misteriose creature viste da Marius? Che cosa stavano facendo sui binari e cosa provocò gli effetti fisici su Marius e il suo cane? E le mucche? Si possono fare molte supposizioni. Una cosa è certa. Un oggetto non convenzionale atterrò vicino alla casa di Marius e provocò danni fisici ai binari e forse anche alle mucche, a Marius e al suo cane. Tutti questi elementi uniti alle testimonianze di alcuni vicini di casa di Marius che videro un oggetto volante luminoso la sera del 10 settembre rendono questo caso attendibile. E voi vi siete fatti un'idea su questo caso? Se ne avete voglia scrivete un commento e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche.